Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a Nord-Est. Il Friuli Venezia Giulia rimane in zona gialla. Lo annuncia il governatore Massimiliano Fedriga a seguito di un'interlocuzione diretta con il ministro della Salute. Essenziale ora è mantenere viva l'attenzione sul rispetto delle misure di prevenzione. Questo è l'appello del governatore ai cittadini al fine di consolidare il trend positivo e puntare con rinnovato ottimismo all'ulteriore abbassamento della curva dei contagi. È tornato a stabilizzarsi sopra i 1.000 casi giornalieri il trend dei contagi Covid in Veneto. Sono 1.285 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 23 i decessi, dati che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 332.736 e a 9.837 quello delle vittime. Si ripete anche oggi l'andamento inverso negli ospedali tra i ricoverati nei normali reparti medici e quelli nelle terapie intensive. Queste ultime, con 136 posti occupati, registrano un aumento più 2, mentre scende di 10 unità a 1.187 il numero dei pazienti in area non critica. Favorire attraverso specifici corsi di formazione gratuiti l'assunzione da parte delle aziende del comparto turistico ricettivo di Trieste e Grado di 57 persone tra portieri notturni e addetti alla reception e al servizio di colazione. Questo è l'obiettivo dell'azione messa in campo grazie alla collaborazione fra Regione, Confcommercio e Federalberghi, che prende il via oggi con la raccolta delle candidature ai percorsi formativi attraverso il sito della Regione e l'app Lavoro FVG. Si tratta di corsi di formazione destinati ai giovani e alle persone disoccupate, realizzati sulla base delle esigenze espresse da 26 alberghi di Trieste e Grado, ha evidenziato l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen. La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma per la riqualificazione e lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste, i cui altri contraenti sono il Comune di Trieste, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Porti di Trieste e Monfalcone, e ha autorizzato a tal fine la costituzione del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio Ursus quale ente di diritto pubblico economico. Il provvedimento è stato voluto dal governatore Fedriga e adottato dall'esecutivo regionale su proposta congiunta degli assessori alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti e al patrimonio Demanio Sebastiano Callari, le cui rispettive direzioni saranno incaricate di provvedere agli atti conseguenti all'attuazione dell'intesa. Avrebbe trasferito 126 milioni di euro da una società di investimenti araba verso il suo conto corrente. L'uomo, un 42enne svizzero, stava trascorrendo verosimilmente un periodo di vacanza a Venezia, alloggiava in un hotel di lusso del centro storico in attesa di far rientro nel proprio paese di origine. Il mandato di arresto internazionale che pendeva sulla sua testa, i servizi di pedinamento dei carabinieri di Venezia e la cooperazione con l'Interpol hanno permesso di individuarlo e stringergli le manette ai polsi. I militari dell'arma lo hanno arrestato mentre faceva colazione prima di rientrare per l'appunto nella propria nazione di origine. Al termine delle formalità di rito, i carabinieri hanno portato l'uomo in carcere a Santa Maria Maggiore a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le fiamme gialle del comando provinciale di Treviso hanno denunciato alla locale procura della Repubblica due procacciatori d'affari per reati di truffa aggravata e sostituzione di persone in relazione alla stipula di nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica e gas per conto di una società con sede nel territorio regionale. Le indagini scaturite da un esposto della stessa azienda che aveva affidato ai due agenti l'incarico di proporre all'utenza il subentro nelle forniture di energia elettrica e gas a condizioni e prezzi competitivi hanno permesso di accertare che i due, ricorrendo a vari artifici e raggiri, riuscivano ad ottenere i dati anagrafici delle persone scelte come vittime per lo più anziane e i numeri identificativi dei contatori. Una volta ottenuti tali dati, stipulavano poi, all'insaputa dei clienti e falsificandone le firme, nuovi contratti di fornitura di energia elettrica e gas. Sul Friuli Venezia Giulia, nuvolosità variabile dal pomeriggio sereno, bora moderata su Pianura e Cossa, sostenuta nella zona di Trieste, vento da nord-est moderato in quota con temperature in calo. Le temperature minime in genere si raggiungeranno in serata. Domani cielo in genere sereno, con gelate notturne sui monti e in pianura, sulla costa bora moderata. Passiamo al Veneto. Nella prima parte di giornata cielo sereno poco nuvoloso per passaggi di nubi alte, foschie, locali nebbie sulla pianura centro-meridionale.
meridionale. Dalle ore centrali nuvolosità irregolare su zone prealpine e pedemontane, cielo in prevalenza sereno altrove. Domani cielo sereno al più poco nuvoloso fino al mattino tra prealpi e pedemontana, temperature in diminuzione con minime localmente prossime a zero anche in pianura. Previsioni a cura di ARPA FVG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. NM Magazine, la prima e unica rivista italiana sul network marketing, dedicata al networker. Scopri la versione online su www.nmmagazineworld.com.